Salve ragazzi, sono Andrea Bruno, molti di voi già mi conoscevano per i miei racconti di viaggio e le storie che scrivo in internet. Questa volta sono qui per un argomento molto particolare, un argomento che esula da tutto questo, ovvero le accuse diffamatorie da parte di Pellegrino Travel nei miei confronti. Come capirete benissimo, è un argomento che mi tocca in maniera molto profonda. Tuttavia, io non ho mai dato adito alle accuse da parte di Pellegrino Travel, vista la poca autorevolezza di chi lo sostiene, proprio accuse completamente inventate. Però dalle accuse siamo già passate alle minacce. Ho ricevuto una lettera di minaccia che io vi voglio far ascoltare, ho tradotto in audio e vi voglio far ascoltare. Sentiamo queste minacce. Ti giuro su tua madre, quella puttana che ti veniamo a prendere e vai che ti troviamo. Abbiamo amici in comune che ti conoscono bene e ti hanno tradito. Decidi tu, ti facciamo fallire anche la vita, non solo il Pavarotto. Attendiamo qualche giorno, poi ad agosto è caccia al fallito e ti facciamo la pelle. Cari ragazzi di Pellegrino Travel, mi volete venire a trovare? Ma io vi pago anche il viaggio per venirmi a trovare, così almeno vi rifate di quella volta lì che vi ho fatto spendere mandandovi fino a Murmansk. Così quando siete qua io prendo e filmo col telefonino tutto quello che succede e lo metto su YouTube, così anche quelli del vostro sito, tutti lì depressi, con le borse sotto gli occhi, il principio di cecità, che non ridono mai, si fanno delle belle risate anche loro. Venitemi a trovare! Guarda, sono più che contento, vi aspetto! Per riuscire a capire con che gente abbiamo a che fare, basta leggere i loro topic. Per esempio, corso per imparare a sfruttare al meglio il Pi by Master. Ecco già il titolo, io non voglio commentare, non sono neanche andato a leggere, però il titolo è già tutto un programma e la gente che ha un minimo intelletto riesce a capire perfettamente che tipo di gente è questa qua. Se io un domani dovessi diventare uno di loro, cioè veramente venitemi e sparatemi un colpo in testa perché la voglio far finita. Così è gente depressa, è gente sessualmente depressa che lì in Italia che rantolano come bestie ferite e sognano di poter andare a fare una vita normale in un altro paese. Ecco, questo crea in loro tutto un odio che si riversa contro la mia persona. Io a questa gente qui li ho sempre aiutati, io sono un papà per loro, li ho sempre voluto bene e ho cercato che non si cacciassero nei guai. Io lo so, loro sono sempre lì in Italia con la tastiera a chattare con le scammer, così a mandare soldi. Io ho cercato sempre di salvare tutta questa gente. Ecco la loro riconoscenza nei miei confronti. Stiamo anche assistendo a un caso patologico perché loro riversano nei miei confronti i loro difetti. Sentiamo cosa dice il professor Mancia a proposito. Interessantissimo esempio di un trattato di psicopatologia, perché ha delle modalità che noi riscontriamo nella clinica. Per esempio, la negazione. Lui nega tutto quello che è evidente. Accanto alla negazione, collegata con la negazione, c'è la menzogna, per cui la bugia costituisce una regola, diciamo così, relazionale. E alla base c'è anche un processo che noi chiamiamo di identificazione proiettiva, che consiste in un'operazione della mente per cui delle parti proprie, generalmente sgradevoli o piuttosto negative, vengono proiettate, cioè messe nell'altro. Allora l'altro è il ricettacolo di tutte le parti peggiori di sé. Ok ragazzi, per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima. E venitemi a trovare, così si fanno tutti delle belle risate grasse anche coloro da casa che non ridono mai.